Buonasera e bentrovati in questa nuova edizione del TG6. Siglato ieri sera l'accordo fra la Regione Abruzzo e i sindacati dei medici di base per la somministrazione dei vaccini. Secondo l'assessore Verì è possibile vaccinare l'intera popolazione entro luglio. Il servizio di Giuseppe Dintino. Anche medici di base potranno vaccinare contro il Covid. È stato sottoscritto ieri sera l'accordo tra la Regione e i sindacati dei medici di medicina generale. Questi parteciperanno alla campagna su base volontaria e saranno comunque coordinati dalle ASL, le quali dovranno informare sui tempi e le categorie da sottoporre a vaccinazione. Un accordo importante perché serve per accelerare la campagna vaccinale della nostra regione. Loro avranno il compito di vaccinare tutti i loro assistiti. I medici di assistenza primaria potranno vaccinare direttamente nei propri studi o anche a domicilio, mentre quelli di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria o specializzandi potranno comunque procedere all'inoculazione delle dosi, ma solo nei punti territoriali allestiti dalle ASL. I medici poi dovranno assistere coloro che hanno ricevuto il vaccino, così da segnalare tempestivamente eventuali reazioni avverse. Bisogna ora capire quanti medici daranno la loro disponibilità, c'è però da aspettarsi che le schiere di coloro pronti a immunizzare la popolazione siano presto rinfoltite. Possiamo vaccinare tutti entro l'estate, ha dichiarato fiducioso Laveri. Trovati i vaccinatori, bisogna però augurarsi che arrivino anche i vaccini. Noi abbiamo previsto che siamo in grado di chiudere una campagna vaccinale anche prima dell'estate, anche entro luglio, però bisogna vedere quante dosi arriveranno. Siamo in grado di, così come abbiamo dimostrato precedentemente, siamo in grado di poter inoculare diverse dosi, migliaia e migliaia di dosi, che adesso anche con l'aiuto della Protezione Civile andremo ad aumentare. L'Abruzzo ha una media di dosi di vaccini somministrate dell'85%, superiore alla media nazionale, dimostrando sul campo di essere in grado di gestire la campagna vaccinale e quindi il tema vero è fare arrivare i vaccini. Lo ha detto il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, nel corso della presentazione del libro Ci abbiamo messo la faccia di Giovanni Lamberti sulla gestione del primo anno di pandemia, raccontata dai Presidenti delle Regioni, tenutasi questa mattina a Roma presso la Sala Caduti di Nassiria di Palazzo Madama. È chiaro poi che la lentezza nell'approvvigionamento dei vaccini crea l'ansia tra la popolazione più a rischio, ha aggiunto Marsiglio. In Abruzzo vacciniamo esattamente le persone che possiamo vaccinare in base alle dosi che ci vengono date. Abbiamo tenuto il freno tirato fino a qualche settimana fa perché ci hanno detto che bisognava fare le scorte non avendo la certezza che saremmo stati riforniti. Quando successivamente ci è stato detto di andare avanti, abbiamo rapidamente recuperato, arrivando all'85% di dosi di vaccini somministrati rispetto a quelle disponibili quando la media nazionale era all'81%. Se arrivano i vaccini, abbiamo già preparato degli accordi con i circa 1.000 medici di medicina generale presenti in Abruzzo, ai quali spero aderiscano tutti quanti per mettersi concretamente a disposizione. E ora Covid, sono 372 i nuovi casi in Abruzzo con un tasso di incidenza sui tamponi che risale al 3,3%, 10 i decessi, mentre restano invariati 87 i ricoveri in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore in Abruzzo si sono registrati 372 casi di positività al Covid-19 su un numero di tamponi tra antigenici e molecolari di 11.143, con un tasso di positività che rispetto a ieri torna a salire e si assesta al 3,3%. I 372 casi odierni sono di età compresa tra 6 mesi e 96 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 74, di cui 26 in provincia dell'Aquila, 17 in provincia di Pescara, 19 in provincia di Chieti e 12 in provincia di Teramo. Più in generale, circa la loro provenienza territoriale, si registra un aumento di 122 per la provincia dell'Aquila, 75 per quella di Chieti, 95 per quella di Pescara e 40 per quella di Teramo. Meno 1 i casi di fuori regione, aumentano di 38 quelli per cui sono in corso verifiche sulla provenienza. Dall'inizio dell'emergenza sono complessivamente 58.323 i casi di positività al coronavirus. Il totale risulta inferiore in quanto sono stati sottratti casi comunicati nei
nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altra regione. 10 i pazienti deceduti per Covid nelle ultime 24 ore, di età compresa tra 63 e 96 anni, 5 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 3 in provincia di Pescara. In totale il bilancio sale a 1.835. I dimessi guariti, sempre secondo l'ultimo bollettino, sono aumentati di 451 unità e sono in calo di 92 gli attualmente positivi. Circa i ricoveri scendono di 3 unità quelli ordinari, sono invariati, cioè 87, quelli in terapia intensiva con 7 nuovi ingressi, mentre registra un meno 89 il numero dei positivi in isolamento domiciliare, che ora è 12.477. Cambiamo pagina, la cronaca. La Guardia di Finanza di Avezzano, in collaborazione con l'INPS, ha individuato 35 soggetti indebitamente percettori del reddito di cittadinanza per complessivi 286.000 euro. Nel corso di controlli sono stati scoperti forti discordanze tra la situazione economica e patrimoniale reale dei beneficiari rispetto a quella dichiarata nelle domande presentate. I percettori, omettendo di riportare informazioni rilevanti nelle dichiarazioni sostitutive uniche per il calcolo dell'indicatore ISEE per gli anni 2019 e 2020, avevano ottenuto nel 2019 l'indebita percezione e nel 2020 il mantenimento del reddito di cittadinanza. I 35 percettori sono stati segnalati alle competenti autorità giudiziarie e ai competenti uffici INPS per il blocco del beneficio e il conseguente recupero di quanto ottenuto. Visita dei tecnici del Ministero ai laboratori del Gran Sasso. Marsiglio, il Presidente della Regione, ha dichiarato che l'infrastruttura è fuori legge e che applicandola a laboratori, traforo e acquedotto non possono coesistere. Non è così, risponde il Movimento per l'Acqua del Gran Sasso. Gli ambientalisti chiedono la messa in sicurezza piuttosto che la modifica delle norme. Vediamo. Questa infrastruttura è di fatto fuori legge. Così ha parlato il presidente Marco Marsiglio a margine della visita dei tecnici del Ministero ai laboratori dell'Istituto di Fisica Nucleare. I tecnici sono giunti nel cuore del Gran Sasso per verificare gli interventi di messa in sicurezza. Lì c'è il traforo dove corre l'autostrada A24 gestita da Strada dei Parchi. Ci sono i laboratori di ricerca, ma soprattutto c'è la falda acquifera con relativo acquedotto che rifornisce circa 700.000 abruzzesi. E come confermato anche da Marsiglio, l'infrastruttura non è a norma di legge. Se si pretende di metterla in sicurezza nel rispetto di tutte le norme, ha dichiarato il governatore, vuol dire che due delle tre funzioni, tra acquedotto, traforo e laboratori, sono incompatibili e bisognerà scegliere, ha concluso Marsiglio, quella che deve restare. Sembra però fantascienza che un centro di ricerca così importante, quale l'INFN, possa smontare baracche e baracchini, così come che un'arteria fondamentale, come quella autostradale, possa essere spostata altrove. E in conclusione, l'Abruzzo non può di certo rinunciare a una delle sue maggiori fonti d'acqua. È il tentativo di rappresentare una situazione che non esiste, insorge il Movimento per l'Acqua del Gran Sasso. Il timore è quello che Marsiglio, piuttosto che sollecitare la messa in sicurezza a spese di Stato e Strada dei Parchi, voglia invece che le norme siano cambiate e adeguate alle irregolarità. Le dichiarazioni di Marsiglio non hanno ragion d'essere, a nostro avviso servono solo per abbassare l'asticella dei futuri interventi, che magari cambiando le norme per far diventare regolari le situazioni irregolari. L'articolo 94 del testo unico dell'ambiente prevede che qualora i punti di captazione dell'acqua non possano essere sufficientemente distanziati dai centri di pericolo, allora bisogna procedere alla messa in sicurezza. Si può fare, gridano gli ambientalisti, e tutte e tre le infrastrutture possono essere salvate. Si può fare? Certo, si deve fare. Per esempio, allontanando le 2.300 tonnellate di sostanze pericolose attualmente stoccate irregolarmente nei laboratori e così via. Bisogna lavorare sulle volte delle gallerie autostradali, bisogna rifare le tubazioni. Ecco, a noi sembra che il presidente Marsiglio voglia un po' creare artificiosamente una condizione che non c'è, cioè quella che è impossibile applicare le norme, per poterle cambiare e far andare avanti il sistema con piccoli interventi invece di fare iniziative radicali che invece servono, e soprattutto far rispettare le norme a chi oggi finora non le ha rispettate.
Al via il secondo avviso del Comune di Teramo per assegnare 98.000 euro di buoni spesa a cittadini economicamente svantaggiati. A dicembre 2020 l'amministrazione comunale aveva già erogato oltre 200.000 euro a persone con disagio economico. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Il Comune di Teramo pubblica il nuovo avviso per i buoni spesa rivolto a persone economicamente svantaggiate. È il secondo dopo quello di dicembre 2020, quando sono stati erogati 98.400 euro a 331 cittadini in fascia 1, cioè in cassa integrazione o che avevano subito gravi perdite a causa della pandemia. Sempre a dicembre sono stati inoltre attribuiti 114.000 euro a 398 persone in fascia 2, cioè il cui reddito di cittadinanza o pensione sociale non superava le 800 euro. Per questa seconda tranche restano da assegnare 98.000 euro. Riassegnerete dei nuovi buoni spesa a chi e come si farà per accedere? Sì, è il proseguo dei buoni spesa che abbiamo assegnato nel mese di dicembre. La platea è sempre quella indicata nell'avviso precedente, ossia una misura 1 per tutte le persone che si trovano in cassa integrazione, in NASPI o in CIGS proprio per causa del Covid, soprattutto a seguito della zona arancione, quindi faccio sempre riferimento ai baristi, ai dipendenti dei ristoranti oppure chi ha avuto l'attività chiusa appunto per il Covid o ha avuto un decremento del suo guadagno a causa del Covid, perché faccio l'esempio un parrucchiere che attualmente può solamente accogliere per appuntamento, è normale che ha avuto un decremento del suo guadagno. La misura 2 invece è sempre per tutte quelle persone che invece vivono una condizione strutturale di disagio, quindi che percepiscono reddito di cittadinanza oppure pensioni sociali e situazioni similari. Vorrei sottolineare un tema: chi ha fatto la domanda nel mese di dicembre non può assolutamente riproporla, perché diamo priorità appunto a tutte quelle persone che magari si sono trovate in questo periodo in condizioni economiche svantaggiate a causa del Covid. Come si fa la domanda? La domanda, lo schema di domanda è uguale a quello del precedente avviso, quindi viene compilata in maniera cartacea, viene scaricata dal sito del Comune, viene protocollata oppure inviata attraverso la PEC. Naturalmente anche questa volta abbiamo previsto un punto di accoglienza presso il sociale dove gli assistenti sociali appunto aiutano le persone a compilarla. La scorsa notte, intorno alle 4.30, i vigili del fuoco sono stati impegnati in un intervento per lo spegnimento di un incendio che ha interessato lo stabilimento balneare Lido Bagni Marini sul lungomare di Roseto degli Abruzzi. Sul luogo hanno operato due squadre dei vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi e del comando di Teramo, con due autopompe, due autobotti e un fuoristrada con modulo antincendio. Le fiamme, che hanno interessato l'intero ambiente dello stabilimento balneare per una superficie di circa 80 metri quadri, sono state estinte solo a seguito di una impegnativa attività di intervento che si è conclusa intorno alle 6.30 con l'ultima azione della fase di spegnimento di piccoli residui di incendio e di bonifica degli ambienti interessati dalle fiamme. A Chieti questa mattina i consiglieri di maggioranza, unitamente all'assessore Rispoli, hanno elencato le tante incompiute della precedente amministrazione di centrodestra. Paolo Renzetti. Sindaco, l'avete chiamata, l'avete definita operazione verità, si parla di grandi opere a Chieti e di incompiute lasciate dalla precedente amministrazione di centrodestra. Sì, come avevamo detto anche in campagna elettorale, al momento del nostro insediamento avevamo due obiettivi principali e urgenti da risolvere: il debito, ovviamente la situazione economica che andavamo a gestire, e soprattutto il portare avanti e a termine le opere diciamo stranamente incompiute della precedente amministrazione. E queste opere sono tante. La nostra squadra farà di tutto per portarle a termine nel più breve tempo possibile, nonostante le nostre difficoltà finanziarie, attingendo ai fondi europei. Ripeto quello che dico sempre, che la nostra giunta, i nostri assessori fanno una grande squadra, e un grazie sentito al
il dottor Rispoli, assessore ai lavori pubblici, che con vera abnegazione sta lavorando insieme con gli uffici competenti per risolvere e portare a compimento queste opere che ridaranno lustro alla nostra città. Tante opere che vengono messe in risalto in base alle interrogazioni che il consigliere Colantonio mensilmente mi fa come assessore ai lavori pubblici. Le tante opere che a partire dal Palazzo d'Achille, a partire dal tunnel, a partire da tutti i progetti che riguardavano gli interventi sulle SUS, a partire dalle opere che sono abbandonate per quanto riguarda le frane di via Mandone degli Angeli e per quanto riguarda il TT Center, tutte opere che noi appena siamo entrati abbiamo cercato di capire il proprio cronoprogramma e lo stato di avanzamento per poter dare una risposta e accelerare tutti i lavori programmati. Il tunnel, diciamo che siamo a buon punto, nel senso che mancano le ultime migliorie. Secondo me dopo Pasqua potremo riaprire questo tunnel, benedetto tunnel, fermo da 11 anni, e così finalmente la città può usufruire di questa opera fondamentale per la mobilità. Scendono i prezzi del vino nel 2020, il dato emerge dal report di Unioncamere e della Borsa Merci Telematica Italiana, che indicano le cause della flessione nella scarsità delle uve e nelle problematiche legate alla pandemia. Vediamo. Diminuiscono le quantità raccolte di uve da vino in Abruzzo, anche il settore vitivinicolo risente così dell'impatto pandemia. A darne evidenza, riferisce CIA Agricoltori Italiani Chieti Pescara, sono Unioncamere e Borsa Merci Telematica Italiana. Nel loro report sulle uve da vino, analisi sull'andamento del mercato realizzata a partire dai prezzi rilevati dalle Camere di Commercio. E proprio i prezzi hanno mostrato un ribasso sia per il Montepulciano sia per Pecorino e Trebbiano. I dati Istat indicano un'annata 2020 caratterizzata in Abruzzo da un leggero calo delle quantità di uve da vino raccolte, meno 4%. Sul fronte dei prezzi, le rilevazioni della Camera di Commercio Chieti Pescara mostrano un calo superiore al 10% per il prezzo delle uve Montepulciano DOC, intorno al 15% per le uve a bacca bianca. Rispetto al 2019, le quotazioni delle uve atte a Pecorino d'Abruzzo DOC sono calate del 6,7%, le uve per la produzione di colline pescaresi hanno ceduto il 10% circa. Maggiore stabilità per le uve atte a Trebbiano DOC, a conferma dell'andamento più regolare osservato durante le ultime 6 campagne. Nonostante la lieve flessione, l'Abruzzo si posiziona tra le prime regioni italiane per superfici vitate e per produzione, superando i 4 milioni di quintali di uve raccolte, afferma il segretario CIA Agricoltori Italiani Chieti Pescara Nicola Sichetti. La chiusura totale dell'Oreca, il settore dell'industria alberghiera, durante il lockdown di marzo e aprile 2020 e le successive chiusure parziali nell'ultima parte del 2020 hanno privato il settore di un importante sbocco di mercato. Diminuzione delle quantità compensata però dalla qualità delle uve, che rimane buona grazie all'andamento climatico favorevole. Come per altri comparti dell'agroalimentare, prosegue Sichetti, il Covid ha messo in ginocchio anche il mercato vitivinicolo, ma arriva un segnale positivo dal governo che, ascoltando il nostro appello, ha detto Sichetti, ha eliminato il divieto di asporto dopo le 18 per gli esercizi commerciali al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. E ora la pagina dello sport, partiamo dalla Serie B, anche oggi doppia seduta per il Pescara al Poggio, non sono rientrati in gruppo Bocchetti e Balzano e restano gli interrogativi per la sistemazione della difesa. Grassadonia potrebbe optare per una linea a 4, vediamo. Con le assenze perduranti in gruppo di Balzano e Bocchetti, oltre che di Tabanelli, resta l'enigma difesa per il tecnico del Pescara Gianluca Grassadonia. Dalle ultime indiscrezioni sembra che una linea a 4 sia ben più che una idea. Grassadonia sta facendo lavorare il gruppo, anche oggi al Poggio, doppia seduta, su questa pista, pur non tralasciando la strada finora solcata, quella dei tre centrali. Se Grassadonia dovesse optare per il mantenimento del 3-5-2, il trio di difesa vedrebbe Scognamiglio al centro, Sorensen braccetto destro, Gut sul lato mancino. L'alternativa, per non spostare Gut e Scognamiglio, può essere Rigoni al centro. In piena emergenza con la Cremonese, Breda scelse di adattare ai tempi in quel ruolo Valdifiori, ma i risultati
risultati non furono soddisfacenti. In caso di difesa a 4, certi di un posto sarebbero Masciangelo e Scognamiglio, quasi certo anche Gut, e poi ballottaggio tra Bellanova e Sorensen. Col terzino di proprietà dell'Atalanta, atteggiamento più spregiudicato, linea più bloccata col danese. In questo caso bisognerebbe vedere chi tra lui e Gut sistemare come centrale e come quarto di destra. Grassadonia valuta e le decisioni definitive saranno prese nelle prossime sedute. Già domani, ad esempio, si potrà capire se c'è un minimo di possibilità di riavere Bocchetti. Un suo recupero a pieno regime potrebbe essere funzionale alla conferma del 3-5-2. Sul fronte Pordenone, il tecnico Tesser è destinato a dover rinunciare al difensore Bassoli, al centrocampista Pasa e all'attaccante Butic, oltre che il lungo degente Finotto. Si aprono spiragli per il recupero dell'esterno Falasco, del centravanti Musiolik e soprattutto del centrocampista Calò, l'ex Juve Stabia, che è diventato anche coi ramarri il fulcro del gioco, e il suo ritorno sarebbe fondamentale nell'economia della squadra di Tesser. Inutile sottolineare l'importanza di un match che chiuderà una certa fase del campionato del Pescara e aprirà quella decisiva, piena di scontri diretti, il primo dei quali quello di martedì sera con l'Ascoli. La situazione di classifica resta molto difficile, anche se la vittoria di Cittadella ha ridato speranze. Per l'agente FIFA Donato Di Campli, intervenuto nella trasmissione Replay, la salvezza è un traguardo fondamentale per l'intero movimento calcistico regionale. Ce la può fare perché secondo me ha gli uomini, ha le capacità, ha la struttura per potersi salvare. Dentro la squadra c'è, ha anche le risorse tecniche per poterlo fare. Se vediamo ciò che è in giro e ciò che hanno fatto i giocatori in passato del Pescara. Però dobbiamo ricordarci che attualmente è un altro campionato, non è un campionato dove anche il minimo dettaglio è importante, quindi credo che si abbia tutte le carte. In questo momento bisogna unirsi, tutta la città, tutta la anche la stampa, io dico, nessuno escluso, per cercare di salvare un capitale importante che è la Serie B. Serie C, rientrato dopo il turno di stop per squalifica, Francesco Bombaggi guarda ai match che il Teramo dovrà affrontare in pochi giorni, sabato a Catania e mercoledì contro la capolista Ternana. Inoltre si dice ottimista sulla possibilità di permanenza in biancorosso anche nella prossima stagione. Vediamo. Abbiamo queste due partite molto complicate, credo. Parlando anche, queste tre partite erano molto complicate, dirla tutta, quindi penso che meglio usciamo da queste tre partite e più possiamo puntare in alto dopo. Io penso così, onestamente. Però quello che penso sia importante è non perdere questo atteggiamento per poter avere, diciamo, e poter guardare in alto. Non bisogna perdere l'atteggiamento che abbiamo avuto nelle ultime partite. Questo ci può portare poi a giocare con le partite più, tra virgolette, ripeto, perché sempre tra virgolette semplici, nel migliore dei modi, per poter alzare l'asticella. Penso che ce la metteremo tutta per piazzarci nel miglior modo possibile. Ci teniamo tutti a far meglio dell'anno scorso, penso che sia quello, che vuol dire che c'è stato un passo in avanti. Speriamo che questi passi in avanti possano sempre essere passi in avanti, di anno in anno, di stagione in stagione. Magari già da quest'anno potrei disputare dei playoff all'altezza del nostro organico, penso sia una cosa importante. Le stagioni le cambiano anche. Domenica eravamo 9 indisponibili. Quando mi sono girato in tribuna ho detto: cazzo, siamo più fuori che dentro. Cioè, sembrava una cosa. Le volte le stagioni lo cambiano anche queste cose qua. Quindi avere un riciclo con queste liste chiuse, con questo numero chiuso durante la stagione ti può dare una mano. Noi abbiamo avuto un trend negativo, come abbiamo parlato un po' tutti, in quelle 12 partite. Come trend di risultati, qualche partita si è giocata anche in maniera buona, però non sono arrivati risultati. Dispiace perché magari con 4-5 punti più in classifica la vivevi in maniera ancora più positiva. Non sono sereno, io tanti hanno affibbiato il mio momento negativo al discorso del contratto. Ho letto da tante parti che c'era un discorso un po' relativo perché sai, in scadenza, magari. Purtroppo ho avuto altri problemi familiari che mi hanno un pochettino portato fuori dal campo, quindi non era un discorso relativo al contratto. In questo momento sono molto sereno, sono tranquillo che se meriterò la conferma ci sarà, quindi credo che sia così. Spero che sia così, voglio credere che sia così, quindi è questa qua la mia linea, voglio pensare solo a questo in questo momento, credere che mi merito la conferma perché sto facendo bene e arriva la conferma a fine anno, quindi in questo momento spero che sia questo, che è quello che succederà. Poi non posso dire nient'altro oltre perché purtroppo sai meglio di me che è sempre un punto interrogativo quando arrivi a fine stagione, quindi
Il mio volere è questo, mi trovo bene con tutti, a partire da Marco alla stampa fino all'ultimo del carro, come si vuol dire, quindi sto bene qua, non me ne vorrei mai andare onestamente. E ora la Serie D, a seguito del consueto giro di tamponi effettuato prima della ripresa degli allenamenti presso la struttura CliniLab di Roseto degli Abruzzi, la società Notaresco comunica che 3 membri del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19. Sempre oggi in Serie D si è disputato un recupero a Rieti, il Monte Giorgio si è imposto 2-4, Laziale avanti 2 volte con un rigore di Tirelli e la rete di Vari, marchigiani che hanno rimontato con Perini e Montanaro e poi vinto con le reti di Cucù e Pampano. Quarta sconfitta consecutiva per il Rieti, a rischio la panchina del tecnico Stefano Campolo. E andiamo ora a chiudere con il ciclismo. Oggi inizia la Tirreno Adriatica che vedrà anche 2 tappe nel weekend che interesseranno la nostra regione. Particolarmente suggestivo l'arrivo in quota di sabato a Prati di Tivo, una frazione presentata questa mattina a Teramo. Vediamo. L'arrivo della tappa della Tirreno Adriatico e Prati di Tivo per noi è un risultato importantissimo, un risultato al quale ambivamo già da diversi anni e siamo estremamente soddisfatti di averlo ottenuto in quest'annata, perché portare il grande ciclismo, il ciclismo di alti livelli, la seconda corsa a tappe a livello nazionale, corsa di eccellenza per la preparazione al Giro d'Italia, vuol dire portare il grande professionismo, quindi lo sport ad altissimo livello, sul nostro territorio. È un valore sportivo importantissimo, perché quella gara di quest'anno avrà un parterre internazionale veramente di altissimo, i più grandi campioni del mondo si sfideranno sul nostro territorio, 200 televisioni collegate in tutto il mondo, e quindi qui c'è la ricaduta importante per il nostro territorio, perché tramite il grande sport si fa anche promozione territoriale, si fa anche turismo e si fa in modo che quelle persone che non conoscono o coloro che nel momento di pandemia non possono raggiungere fisicamente il nostro territorio lo vedono arrivare nelle loro case tramite le bellissime immagini che verranno prodotte dalla RAI. Quindi sarà momento di sport, momento di promozione e momento di rilancio per il territorio in un periodo così difficile. Abbiamo sempre creduto e oggi, ancora più di ieri, in un momento difficile che è quello che stiamo vivendo da un anno, la pandemia sanitaria, con gli altri della maggioranza abbiamo creduto che in parallelo bisogna continuare a convivere con questa situazione, e perciò è importante ridare la speranza, perché lo sto dicendo sui tavoli, ecco, regionali e provinciali, al di là della pandemia sanitaria che sta generando una pandemia economica, c'è anche un'altra pandemia che è lo stress psicofisico che i nostri concittadini stanno vivendo. Ecco, perciò dobbiamo ridare la speranza, rimotivare, e con lo sport, il ciclismo, che è la dimostrazione della fatica, ecco, dell'arrivare, di superare gli ostacoli, di arrivare alla meta, ecco, la più grossa opportunità che possiamo dare attualmente nel nostro territorio. Ci stiamo credendo da un anno e mezzo, stiamo intensificando i grandi eventi, proprio andando a prendere proprio anche ulteriori tappe, ulteriori appuntamenti che vengono abbandonati o che subiscono la rinuncia di altre regioni, quindi Tirreno Adriatica, quindi Giro d'Italia, quindi altri eventi che verranno protagonista l'Abruzzo. Questo chiaramente può essere possibile soltanto con la vicinanza degli amministratori, può essere chiaramente consentito soltanto con società che si impegnano nell'organizzazione, spesso persone che ci mettono del proprio per organizzare situazioni e ambiti così difficili poi da gestire. Era questo l'ultimo servizio. Io vi ricordo che tutti i contenuti di questa edizione sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento è con le prossime edizioni del TG6.